Buongiorno a tutti, eccoci per un'altra storia di Fishman Partner Stories. Ci stiamo avvicinando alla doppia cifra e cominciano ad essere davvero tante interessanti queste storie. E siamo lì, vicino al traguardo dei 4.000 follower, quindi grazie. La spunta blu è sempre più meritata e felice. Oggi ritorniamo in Lombardia e precisamente siamo nei pressi di Milano, in una zona che una volta era periferica, ma che adesso, anche grazie a importanti ristoranti e anche a altre società, è diventata un luogo di passaggio e di scambio. Dico adesso, ovviamente, prima del lockdown, ma si sta ripartendo e uno degli hashtag importanti di Fishman è proprio ripartire in sicurezza, ripartiamo in sicurezza. Quindi oggi andremo a conoscere Enrico Tavecchia. Enrico Tavecchia Impianti, che ci racconterà la sua realtà, che parte da lontano come partner, ma che soprattutto racconterà come questo periodo di informazioni, di aggiornamenti e di ripartenza possa essere una storia. Andiamo a vedere se Enrico è con noi, mi sembra di averlo visto. Eccolo qui, vediamo, aggiungiamo alla nostra diretta, vediamo se ci vede. Eccolo qui, ciao Enrico, come stai? Ciao, ciao Giorgio, bene, bene, te? Bene, ma sei l'unico che è dimagrito in questo lockdown, mi Addì. sbaglio, o no? Diciamo che è la foto che è stata fatta in un momento in cui No, ma questo è un particolarmente. video, non è una foto, quindi No, ho ma la messo. foto, no, ma la foto quella di Wiesmann, che l'abbiamo Dell'invito. fatta appena dopo Natale, quindi c'era un po' quel problema lì, No, insomma. ma ti vedo in forma, ti vedo subito molto in forma. Senti, innanzitutto, dove Grazie. siete? A Cornaredo, Noi siamo a giusto? Cornaredo, esattamente. Siamo qui dal 53, più o meno. Porca miseria, in pieno boom Quindi, economico. pieno boom economico. Ci sono delle fotografie del nonno di anni prima, però poi in realtà l'azienda è stata creata poi realmente nella prima forma giuridica nel 53. Poi, e Oh, non dopo. c'era ancora la televisione, perché Non arriva nel c'era? Eh 54, poi arriva sì. con Passo d'Oro, il design, vabbè, adesso senza andare a fare la storia d'Italia, però effettivamente è una data storica. Era una repubblica appena nata, quindi, però c'era un paese da ricostruire, ovviamente anche lo standard, no? Da dare a tutti, Certo, l'acqua calda, c'era il l'acqua da portare in riscaldamento, casa, l'acqua da l'acqua da portare in portare in casa, casa. giusto. Infatti, i primi lavori erano tanto legati a quello. Idraulica. Esatto, idraulica e riscaldamento e poi E quindi via via. voi siete partner da quanto? Scusa, da quando? Credo da quando Wiesmann ha fatto È arrivato in questa. Italia. Sì, abbiamo cominciato a usare i prodotti Wiesmann sicuramente da lì e poi da quando ha fatto il programma un po' di partnership Questo di diretto, partnership. insomma. Diciamo Sì, sì. dall'inizio, da subito, siete di Sì. antica data, anche se poi la nuova. Come dire, la nuova azienda, il nome dell'azienda è Enrico Tavecchia Impianti, che È il sei tu, nonno. No, 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 è il fondamentalmente. nonno, è il nonno. Ah, ecco, vedi, Sì, allora io sì, sì. pensavo che fossi tu, e No, ha no, no, saltato no. una generazione il No, nonno. in realtà la generazione di mezzo c'è ancora perché mio padre, che No, come ovviamente. nome intendo, come Sì, nome. come nome sì, come nome sì. Perché è una cosa. Il nonno e il nipote era Spesso, una certo. cosa che. Beh, Sì. mio figlio Giovanni si chiama come il suo nonno, quindi Ok. non dobbiamo andare lontano, come dire. Perfetto, Quanti perfetto. siete? Quanti siete? Siamo diventati una trentina più o meno. Una Ok. trentina, e infatti, negli ultimi. Fino a 2 o 3 anni fa eravamo ancora nella sede storica, che era in via Garibaldi, che è la via principale un po' del paese, e non ci stavamo più. E quindi, dopo anni di cose, abbiamo detto costruiamo, abbiamo cercato, volendo rimanere sul territorio, abbiamo cercato uno spazio in Cornaredo e niente, abbiamo Quindi scusa, avete finalmente trovato. costruito ex novo, non l'avete Sì, ristrutturato? infatti. Ne abbiamo trovato da Prato Verde e da Ok. lì. Bravo, Abbiamo il fatto un. greenfield, come si dice, lì non Esatto. c'hai vincoli in teoria per cui bisogna stare qua a te. Adesso, dove siete Sì, adesso praticamente? esatto, esattamente. E in più, grazie anche a Wiesmann, siamo riusciti a inserire all'interno dell'edificio un impianto a biomassa. Abbiamo Ok. Che fatto. vedremo. Stiamo. È che è in una parte dove la rete Ok. non arriva troppo, quindi è un po'. Biomassa Però metterò le fotografie sicuramente sul in che profilo. senso? Cosa No, usate? Scusa. col pellet.
col pellet, perché portare, visto che era una parte terminale della rete di distribuzione del gas, portare il gas era un problema. Senti, ma fa specie pensare che a Cornaredo, sei alle porte di Milano praticamente, e la rete del gas, no? Ci sono... Era Forse molto noi non lontana, diciamo sospettiamo, così. certo, Era perché poi molto. segue la strada, segue l'arteria, segue le case fondamentalmente, ma spesso le Esatto. industrie o i luoghi rimangono un po' fuori, no? Dal territorio. Esattamente. Allora la scelta è andata in quel senso ed è stata una scelta vincente. Nel nostro caso lo teniamo monitorato, lo gestiamo ormai, è il secondo inverno che siamo qui nella sede nuova. Quindi c'è lo storico. Esatto, esattamente. Abbiamo lo storico, adesso implementeremo a breve anche con il fotovoltaico. Te lo stavo per chiedere, Sì, infatti. infatti, poi gli uffici ci sono delle pompe di calore, quindi c'è un po' di. Abbiamo Beh, quindi col fatto. fotovoltaico proprio Eh sì, vanno. sì, sì. Hai detto, guarda, hai già detto una cosa importantissima degli impianti, non solo FISMAN, ma che FISMAN prevede che possano essere aggiornati, no? Implementati. La parola integrazione nei nostri convegni, quante volte la citiamo? Esatto, è una di quelle cose che specialmente riuscire a interfacciarsi con un'azienda che ha come produzione propria tante soluzioni e ha Certo, tante problematiche, sicuramente ti catalogo permette, vasto. esatto, ti permette di crescere tecnologicamente la dotazione degli edifici con un marchio solo, Senti, siete fondamentalmente. E anche abbastanza quindi. vicini a Darluno, no? Che è la sede logistica o Sì, sì, di FISMAN sì. in Caso Lombardia. Casorezzo, sì. Casorezzo, sì, scusa l'uscita. Sì. Però la vostra sede è anche un luogo un po' di aggiornamento, no? Se ho capito bene, cosa avete messo in piedi in questo nuovo Sì. capannone? Vabbè, diciamo che il capannone nasce con l'intento di essere vabbè, principalmente il posto dove accoglierci tutti e dare uno spazio a tutti i dipendenti. E soprattutto, oltre a quello, abbiamo detto, cerchiamo di dargli anche un aspetto estetico un po' più importante, perché la scatola di scarpe, il capannone classico, ormai se ne è abusato, guardo dalla finestra, ne vedo un sacco, ne vedo tantissimi, abbiamo detto, Paesaggi ibridi li definiscono esatto. gli architetti, solo che ibrido non ha il significato positivo come nell'energetico. Ibrido nei canoni estetici è considerato una cosa che non ha un canone, capito? Quindi, vabbè, scusa, piccola Esattamente, digressione no, per gli amici figurati. architetti. E allora abbiamo cercato di dargli un aspetto anche un po' d'impatto e di creare una zona che diventasse sì un'esposizione, chiamiamola così, ma un punto dove ospitare appunto case primarie sul panorama impiantistico che ci danno modo di far vedere sia al cliente finale, ma anche agli architetti, per esempio, o Certo, ai costruttori o ai progettisti, che sono soluzioni sempre più impiantistiche. dei prescrittori, no? Gli Sì. architetti, nel senso che spesso si innamorano di un marchio e dicono dovete usare FISMAN. Bene, allora Esatto, è il nostro esatto. gioco. E qui esattamente trovi, diciamo, una delle espressioni di questi marchi. Quindi ci sono delle soluzioni impiantistiche e degli spunti per trovare delle soluzioni alternative. E Senti, poi, una visto che cosa... No, no, vai, vai, dimmi, scusa, ti ho lo interrotto. spazio era abbastanza ampio, diciamo così, e nell'allestimento degli uffici abbiamo recuperato un'area di circa 150 metri quadri vuota, abbiamo detto cominciamo a creare uno spazio che in tempo di Covid, insomma, non è propriamente. Non, fa un po' E beh, passerà, a dai, poi ci cosa, passerà racconti. anche quello. Abbiamo detto, creiamo uno spazio che può diventare anche dove possiamo ospitare appunto dei corsi di formazione dedicati Quindi appunto insomma un studi di crocevia progettazione. di Esatto. lavoro, di approfondimento, di approvvigionamento, di Sì. mostra, ma anche di informazione. Esatto, infatti l'idea è quella un po' di crearsi un network Bello. che mette insieme sia la realtà del lavoro quotidiano che le idee, che la formazione, l'apprendimento. Quindi, insomma, Beh, beh, bello, un hub si dice oggi, sì, no? esatto. Con l'H. Senti, ma il profilo vostro Instagram è bello attivo, eh? Vi ho visti spingere.
cerchiamo di non quanto vorremmo, ecco, diciamo Vabbè, così. quello sempre, come dire, sui social è una Esatto, condizione comune. Però esattamente. no, è importante perché, vabbè, chiaramente col marketing Fishman, al di là di queste nostre dirette, al di là del discorso del partner, della formazione, eccetera, però la comunicazione, il web e il presidio di alcuni mezzi sono importanti per portare nuove culture, nuovi clienti, nuove situazioni, soprattutto in un luogo come il tuo, che mi sembra di aver capito è un po' un crocevia, no? Di Certo. competenze. Sì, infatti, sì, sempre tutte legate al mondo Sì, chiaro, dell'impiantistica, specifico. dell'idraulica. Non abbiamo ancora la tendenza ad andare oltre a Vabbè, se quello, mi inviti però portiamo un po' di architetti, eh. Io vengo volentieri. quello Però sì, vengo poi in c'è bici, vengo in bici. quello assolutamente. Anzi, con l'impianto fotovoltaico vorremmo mettere anche una colonnina per Per la le auto carica delle elettriche. auto elettriche, Eh quindi sta certo, diventando un po' un must. chiaro. E c'è tutta una cosa legata anche al mondo della costruzione a secco, quindi insomma, Bello. stiamo facendo un po' di corsi con, diciamo, Casa Clima, o comunque con degli Certo. spin-off della stessa. Agenzie, Quindi diciamo, molto sì, sì, attente sì. alla Quindi costruzione bioclimatica. sì, Senti, esatto. cosa è successo in questi giorni? Vi siete aggiornati? Avrete fatto assistenza? Immagino non vi siarete Sì. bloccati del tutto, però quando siete ripartiti forti? Ma Lunedì. forti lunedì, ovviamente siamo partiti al 100%. No, la nostra vera fortuna è stata quella che durante tutti i 56 giorni di lockdown, Gli hai contati, uno a sì, più o uno. meno, abbiamo cercato, a parte credo una settimana, abbiamo sempre tenuto un filo di gas, diciamo, sul motore. Nel senso che avevamo fortunatamente dei cantieri. Amici, amici architetti mi hanno detto, sono andato a tenere la luce accesa in studio. No, noi qualcosina di più abbiamo saputo fare, però sì, però la tendenza era quella. E fortunatamente avevamo e abbiamo ancora dei clienti che facevano parte della filiera e che ovviamente avevamo delle lavorazioni che Ciao Pasquale. dovevano per forza di cose essere mantenute attive. Quindi diciamo che a parte una settimana vera, poi le altre Di più o stop, meno certo. abbiamo. E quello ci ha tenuto un pochettino vivi anche moralmente, insomma, ecco, diciamo che io Senti, per ovvie mentre ci sollecitano di vedere l'azienda, quindi ti chiederei piano piano sì. di parlare, alzarti, girare la telecamera, Ci mostrarci l'azienda. provo, ci provo. Anzi, Cosa vuol visto dire che. per voi ripartire in sicurezza? Cioè, come state ripartendo a lavorare? Intanto giro la telecamera e faccio vedere la Sì, scheda, dai. infatti, anche perché devo mettere la mascherina, perché transiterò negli uffici dove ci sono i miei colleghi, Ecco, infatti la domanda era, vedi, era non a caso, ecco. e quindi un Ripartire in pochettino. sicurezza. Ecco. Esattamente, esattamente. Proviamo a vedere un attimino se. Alza un po' il telefono perché tende a Oh. tagliare in alto. Eccolo lì, Perfetto, così fantastico. è l'ufficio tecnico dove Che ci sono bello. una parte dei ragazzi, gli Vai altri pure sono. lentamente, tanto li Sì, vediamo, salutiamo, buongiorno a tutti. Di che sei in diretta, buongiorno, per la Alex. privacy. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Partire in sicurezza vuol dire, insomma, qui è un pochettino, diciamo, l'esposizione, diciamo, Che quella bello, è zona. veramente grande. Cioè, verrò a trovarvi, sono curioso adesso. Dove entrando appunto il primo Allestimento, chiamiamolo. allestimento, poi ovviamente è quello di Wiesmann, che è stata diciamo interessata fin dall'inizio Alza ancora un po' il all'attività. telefono, eccolo là, guarda che bel finestrone, ma lì c'è dei campi lì davanti a te, dei Sì, papavi. è l'ultimo campo. Il piano regolatore prevede verde per i prossimi 10 anni, quindi. Che bello, che E però poi bello. girando un attimino c'è l'uscita dell'autostrada, la Vabbè, città di capito. Rho, quindi siamo logisticamente anche Abbastanza comodi lì, dai. esatto. E poi vabbè, Ecco, scendi provo a tra il. Sì, scendere sì. Vediamo se un tiene il attimino. segnale, ma Sì, speriamo no, di ma sì, sì, dai. qua dentro sì. Se poi provo a uscire, magari vediamo un attimino. E scusa, quindi la sala riunioni, questa è la sala mostre, Adesso chiamiamola vi così. faccio vedere. Sì, Sì. la sala un pochettino Sì. appunto dove ci sono i cosi, c'è
un paio di salette Facci dove vedere sta. qualche macchina Fisman ancora, scusa, già che sei lì, poi dopo andiamo di là. Tanto abbiamo ancora un bel quarto d'orina. Queste cosa sono? Non le vedo Questa è abbastanza una pompa di bene. calore, Sì? uno schema illustrativo un attimino di un impianto, di Mi esempi di ricorda impianti. l'impaginato del concorso di idee. Tu Esatto, sai che sono molto legato al concorso di idee di Fisman. e poi un recuperatore di calore da Certo. muro, un paio di comandi e questo, e poi ci sono una parte legata Senti, ai tu sei pannelli lì all'uscita fotovoltaici, di Rono. solare. Ah, ecco, tutto solare termico e fotovoltaico, con le Esatto, novità, che bello. No, esattamente. dicevo, sei vicino all'uscita di Rho, quest'anno ci doveva essere mostra convegno con tutte le novità ed è saltata. Allora, Sì. la domanda che ti faccio è: queste novità arriveranno, ve le hanno spiegate, le proporrete? Quanto è importante per voi avere un'azienda che spinge molto anche sulle novità, sulle integrazioni? La continua innovazione sicuramente ci permette allo stesso tempo di poter essere allo stesso modo innovativi con i nostri clienti. Ecco, ma Cioè, il cliente lo infatti. percepisce questa novità, perché sai, la nuova auto, tu dici, ok, prendo un nuovo modello, magari sull'impianto può essere più restio della serie, vediamo come funziona o no, o si affidano tutti. Dipende tanto ovviamente ci sono dei clienti che hanno ovviamente tendenza a essere abbastanza interessati a questa cosa, ed è un po' il nostro target, appunto, di cosa. Cercare di suscitare un interesse. Interesse, che poi è anche un Esattamente. interesse di comfort economico e di benessere, perché Esatto. dice, in questo caso i nuovi codici servono per rispettare l'ambiente, far consumare meno e avere un maggior comfort, no? Esattamente. Esattamente, infatti riuscire poi a far vedere, toccare con mano quelle soluzioni, quegli aggiornamenti tecnologici, anche attraverso appunto i social, e quindi poter far vedere le installazioni fatte e prenderle come ad esempio. Cioè, nel mio telefono ho la cartella delle fotografie lavoro, dove spesso, cioè quasi ogni volta che parlo con un cliente, Tiri fuori cerco e fa di vedere. far vedere e dare l'esempio, e sono tutte cartelle che cioè sono tutte soluzioni Sì, il catalogo di ultime. esattamente, Sarei esattamente. curioso di capire come interagiscono con gli architetti. Pasquale chiede, l'ho detto prima, l'architetto Sì. diventa un prescrittore e lì nella loro sede, rigira la telecamera magari, così vediamo Enrico, nella loro sede fanno anche dei corsi di aggiornamento. E Sì, ci adesso sono anche magari delle riusciamo ad aule. andare Sì, nella sala faccelo vedere. Così formazione. rispondiamo all'amico Pasquale che sta lavorando con Fisman ed è Certo. architetto prescrittore, nel Sì. senso che lavora con gli installatori e sta scoprendo il catalogo Fisman. Certo. Sì, in più quello che facciamo è, avendo un ufficio tecnico, Certo. che ovviamente fa parte del. Fa una parte di progettazione e di ausilio. In realtà abbiamo gli strumenti per poter. Adesso abbiamo ridotto il numero di posti a sedere, Chiaro. perché Guarda come sono ovviamente distanziati, guarda del lì, guarda. coso, e Senti, abbiamo rido perché dato. oggi è uscita una cosa sul Messaggero, se non sbaglio, e diceva, ecco, una persona ogni 4 metri quadri, no? E metteva 4 metri di lato, solo che 4x4 Certo, fa fa 16, non 16, fa 4, certo. quindi. Per cui E stiamo certo. sparando un po' di cavolate, diciamo. Sì, Vabbè, sì, sì. è stato ripreso un Comunque po'. sì, cerchiamo di attraverso l'uso del CAD e di altri strumenti, e anche attraverso interventi o sopralluoghi preventivi fatti anche sulla carta con gli architetti, a trovare Quello è bello. delle. Cioè, diamo quella sorta di assistenza anche in fase di progettazione Perché preliminare. ricordiamo che gli impianti sono uno diverso dall'altro e che fare dialogare l'impianto con l'architettura in fase progettuale è fondamentale per gli spazi dei Certo. locali tecnici, per la stessa, come dire, visione, no, dell'impianto. Una domanda, che lavori fate? Che tipo di lavori fate? Su cosa siete più ferrati? No, perché. No, infatti, è che il background di tutti questi anni di attività ci ha praticamente permesso, ci permette tuttora di essere attivi in svariate aree.
dal punto di vista residenziale sulle ristrutturazioni sopra un certo taglio di lavoro e poi tutta quella parte invece legata anche alle realizzazioni dagli uffici alle riqualificazioni delle E a livello centrali. di tipologia, voi avete una biomassa lì per un discorso di rete che non arrivava, è stata una scelta giusta, ma normalmente cosa installate? Normalmente. Allora, nelle ristrutturazioni ultimamente stiamo facendo tanto, ovviamente, pompe di calore o sistemi ibridi. Infatti, l'ultimo caso di studio che ho messo, l'ultimo caso realizzato che ho messo su Instagram qualche ora fa, è proprio una villetta dove abbiamo fatto un sistema globale Viessmann, dove abbiamo messo sia la pompa di calore che il pannello radiante che la VMC Raffrescamento. completamente. Dal Anche il brand tema Viessmann. dell'aria, no? Dei filtri in questo momento è molto sentito e ci saranno sicuramente delle novità, pur tenendo l'impianto con dei filtri magari un po' più performanti o Sì. mirati. Avvengono richieste in questo senso? Sì, arrivano delle richieste, è ancora un argomento che ha con una dotazione normativa abbastanza bassa, diciamo così, quindi si fa fatica a far capire ai clienti che cosa bisogna fare, e soprattutto la durata di queste sanificazioni o quant'altro. Abbiamo Sai fatto cos'è che anche. leggevo oggi sui giornali? Che per esempio entrare nei locali con l'aria condizionata, quella potente che spara in teoria i virus anche fino a 8 metri, hanno calcolato. Poi sono Sì. sempre degli studi che, chiaro che la convezione lenta o comunque la cosa più inerziale, adesso io non sono un tecnico, potrebbe essere migliore in questo senso. Però si dicono anche tante cose non corrette, no? Allora forse anche il ruolo di un'azienda come Viessmann sarà, rispetto per esempio all'aria, quello di dare delle cose certe, oggettive, insomma, obiettivamente valide. Sì, io ho visto lo studio che è stato fatto su questa cosa della trasmissione all'interno di un ristorante dell'aria e Stefania dice che sicuramente faranno i corsi, sì, scusami e intanto. Sì, i parteciperemo corsi e i nuovi sicuramente. prodotti, Stefania. E alla fine lo studio bisognerebbe capire quanto è replicabile, cioè la stessa logica con la quale è stato approcciato il problema, quanto è replicabile in Italia, perché non era studio fatto in Italia, era fatto Sai, ho in letto velocemente su internet, però, no, quindi. no, però, ma sì, ma è la stessa cosa che ha fatto paura, tra virgolette, anche a noi. Certo. Però poi se pensi che la diffusione in Italia, cioè la diffusione dell'aria è una parte molto importante di un impianto e che specialmente nei ristoranti, uno dei nostri. Guarda, scusa, scrive adesso Stefania Brentaroli, direttore marketing. Ci sono grandi novità di prodotto e da settimana prossima partono i corsi. Quindi facciamo un teaser, mi racconti, proprio dalla tua sede, dove ogni tanto si fanno anche dei corsi. E stay tuned, come si dice, state collegati. Certo, Ma certo. chi è che scrive perfetto? Tu hai Io, scritto. Ah, tu scrivi, commenti in diretta, sì, vabbè, fantastico. ero qua tanto che No, c'ero. mito, mito, veramente. No, perché hai detto, guarda, non so se sono capace. Cioè, addirittura commenti in diretta. Pensavo che avessero accesso un'altra persona. No, 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 è la prima diretta che faccio Instagram, quindi anch'io sono un po'. Ma guarda, noi di Visma l'abbiamo fatto anche un po' apposta adesso, perché tu sai che si inventano format nuovi, no? Con le interviste, Archi Energy, le dirette. Ne parlavamo da un po' e l'altra settimana siamo partiti. Secondo me sono delle belle storie. Poi dopo ognuno le Sì, userà, le metterà sui profili. Cioè, gira ancora se puoi la telecamera, ci sì. Sì? fai vedere ancora un po' della sede mentre andiamo Provo a verso. uscire Sì, dai, dai. verso l'esterno, che magari si. Oh, ti fare i complimenti Perché. perché hai commentato in diretta, te li ho fatti anch'io. Effettivamente, o siamo tutti dei trogloditi digitali, e io mi ci metto in No. primo. Anche perché la cosa che abbiamo finito tutta la sede. Abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, ma ci siamo dimenticati una cosa, cioè Ahia. di fare l'insegna esterna. Ah, ecco, vedi. E Vabbè, quella quindi, la mettiamo dopo in post-produzione, in grafica. No, scherzo. però diciamo che
la sede si vede dalla strada e quindi magari. Fai una cosa, se non prende il wifi passa subito in 4G, tanto sei veloce, vai su in alto a destra, butti dentro il 4G, vedi che non prende più, mi sa. Mi sa che non prende più. Enrico, prova a buttare il 4G. Che qua a Milano, tac, prende. Qua Sei funziona. Sì. 4G? Ma che roba. E poi lì con l'antenone di Pero ti butta giù Sì, delle belle infatti. radiazioni. Qua. Sto scherzando. Guarda che bello che è. Ma senti, ma il progetto? C'è un architetto? Avete fatto uno studio particolare? Perché comunque mi sembra ben progettato. Pilotì, finestrone. Si può Sì, dire il nome dell'architetto o no? l'architetto, sì, si può dire, l'architetto Mairano di Vigeva, lo studio zero. Alza ancora un po' il telefono, scusa. Guarda là che bei cartelli arancioni che vedo, là che roba. Sì. Sono le uniche insegne che abbiamo messo, manca quella e la bandiera, poi il resto non abbiamo ancora. Senti, Vigevano, una delle più belle piazze d'Italia, dico, a parte che l'Italia di piazze belle ne ha tante, quando intervenite nei contesti storici, cosa si può fare? Spesso il discorso del vincolo è dato anche dagli spazi, no? E allora è vero che la potenza aumenta e diminuisce il volume ormai delle macchine, però Certo. vi è capitato di intervenire in qualche contesto storico dove c'era difficoltà e non possibilità? Sì, c'era. Sì, l'abbiamo fatto. Abbiamo Ti hanno fatto un intervento. salutato? Sì, Ti hanno... sì. sì, la fregatura di essere a 5 metri dalla Metti strada la qua. mascherina che non ti riconoscono. Esatto. Adesso me la metto. No, abbiamo fatto a Darona in Beh, io sono del Lago un. Maggiore, giochi in Perfetto, casa mia. ad Agnente abbiamo realizzato un intervento su un edificio storico, credo sì, vincolato e quant'altro, con un sistema in pompa di calore, cioè ibrido Viessmann, con dei pannelli radianti a parete, perché internamente invece le pareti Sì. Toccate. si potevano rivestire, però i pavimenti volevano mantenere, c'era necessità di mantenere gli stessi e quant'altro. Quindi riuscire a trovare delle soluzioni anche a basso impatto estetico. A che temperatura viaggia quell'impianto lì più o meno? Vabbè, sempre con la temperatura scorrevole, ma intorno ai 30 gradi. Cioè non altissima, No, diciamo. no, no. Sì, anche ormai abbiamo acquisito un'esperienza abbastanza importante sulla tutta la parte di pannello radiante e a pavimento, ma soprattutto che facciamo da quando ancora erano in ferro, quindi, ma anche tutto quello che era il radiante a soffitto, abbiamo Certo. fatto. Senti, una domanda, diciamo così, finale, poi siamo quasi in conclusione. Io ho assistito anche io all'evoluzione di Fisman, no? Sono entrati nuovi ambiti, quello del solare prima, quello del clima dopo, del raffrescamento. Comunque, il fatto di avere un'azienda che ha tutto, per tutte le fonti, per tutte le, scusami, sì, le sorgenti, per tutte le situazioni. Anche dove non c'è la rete, come dicevi, quanto aiuta? Al di là del fatto dell'interfaccia, no? Voglio dire che gestisce tutto e per cui tutti si parlano. L'internet delle cose funziona, diciamo così. Ma quanto Certo. conta avere un'azienda che ha tutto? È la mossa vincente, è la carta vincente quando devi spaziare tra le proposte da fare ai clienti. Perché prima hai detto, ho fatto un impianto tutto Viessmann, che sembrava quasi una cosa come dire, sì, una volta prendevo buone parti, le macchine, le caldaie, cioè, poi però mancavano delle parti. Adesso Certo, si può adesso fare tutto. tutto, anche Sì. l'auto, anche il carport, no? Come dicevi. Sì, la cosa che mi ha sempre, anche quando negli anni Viessmann organizza delle visite guidate Ad Allendorf. ad Allendorf o in altre aziende produttive, sicuramente è un momento in cui l'azienda si confronta con gli installatori, ma è lo stesso momento in cui gli installatori hanno modo di toccare con mano quelle fasi che uno magari poco attento può dire l'azienda compra e rivende banalmente. Invece Certo, sapere distribuisce, che no? Si dice. esatto, sapere che potersi affidare a un'azienda che produce
la stragrande maggioranza dei prodotti con una produzione centralizzata in Controllata, certo. Europa, sicuramente è È importante, fondamentale. e le altre aziende sono tutte in rincorsa a questa cosa. È quella Bene, cosa. questo era lo spottone, grazie. Senti, ti faccio un domandone invece finale, visto che siamo a 28. Qual è quella volta che per Confisman hai detto wow? Non necessariamente quando sei stato ad Allendorf, che ne so, a una fiera, oppure quando ti ha detto oh, guarda che c'è sta nuova cosa qua. Quando è che hai pensato wow? Questa mi è venuta così, eh. Sì, ok. Allora, mi è capitato, ovviamente, perché tu vedendo quando vai alle fiere o nelle aziende vedi le novità, e quindi la novità ti porta a una reazione Certo, di di stupore. stupore. Nell'ultima, sono andato un ISH. anno, 2 anni fa, no, allora in SH sono andato e sono rimasto, vabbè, la magnificenza Era dello stand piccolino lo vivo. stand, era un po' Sì, era piccolino. esatto. Era talmente grande che rimanevi a bocca aperta, oltre a essere ovviamente il più bello rispetto a tutti gli altri. A parte quello, no, sono A rimasto partner, bisogna dire, a a partner partner quello. quello. No, sono rimasto veramente allibito, cioè allibito, Sorpreso, wow. sorpreso, wow, effetto wow. Quando sono entrato nella produzione delle caldaie di grande taglia a Berlino. Quelle che io chiamo le locomotive, non l'ho mai vista quella roba lì, Esatto. però Io secondo sono me. rimasto veramente. L'idea che a Berlino ci sia un'azienda che produce mettendo le persone all'interno delle caldaie per saldare Sì. prodotti che poi vedi e vederli lì prodotti, sono rimasto veramente a bocca aperta. E Beh, una tu lì. rivoluzione industriale quella Sì, proprio. esattamente. Esattamente, infatti, tanto di cappello perché è veramente è stata un'esperienza formativa e conoscitiva molto importante, e quindi è rimasto wow. Enrico, grazie. Cosa dirti? Non ci hai fatto vedere degli impianti, ma tanto li andiamo a vedere sul tuo profilo, dove Esatto. posterai anche questa nostra bella chiacchierata. La tua sede è Sicuramente. bellissima, verrò a trovarla, me la Ti presti per fare aspetto. qualche festa quando si È qua. potrà. Volevamo fare. Tu pensa, non siamo ancora Grazie. riusciti a fare. È diventata una barzelletta tra amici e clienti Ecco, perché. non dirlo, fai una festa a sorpresa Va allora, non bene, dirlo. però. Va bene, non lo dico allora. A posto. Enrico, Grazie grazie, ciao a mille a tutti, te e grazie. dell'occasione. A presto. Alla Ciao. prossima. Ciao. Ciao, ciao.